Ci sono storie importanti che riguardano quelle persone che purtroppo sono morte a seguito dell'attentato a Mosca. Vi parlo di alcune storie, parlandovi quindi di alcuni nomi. Una tra tutti, Ekaterina Novoselova, che aveva 42 anni di età, era giovanissima, vinse i concorsi di bellezza nel 2001, si è trasferita a Mosca. Poi abbiamo Natalia Zudina, di 44 anni di età. Oltre a Pavel Okishev, con la moglie, che era con la moglie, la bella Irina Okisheva. Abbiamo anche poi Alexander Semenov, di 45 anni di età, che non c'è più, morto anche egli, come Sergei Laptev, di 48 anni. Ecco, sono soltanto alcuni di tutti questi personaggi, più di 60, che purtroppo hanno perso la vita in seguito a questo attentato terroristico, come anche Roman Sokolov, di 47 anni di età, e Victoria Ladeishchikova, che era originaria di una legge russa abbastanza fredda. Insomma, la strage del Krokus City Hall ha letteralmente creato scompiglio in Russia e ha creato ovviamente degli strascichi molto molto dolorosi, azzardo a dire devastanti. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, carissimi utenti di YouTube. Ovviamente bisogna cercare di raccapezzarsi e di guardare in faccia la realtà, sperando che questa guerra finisca quanto prima. Forse qualcuno sostiene che Donald Trump metterà fine alla guerra. Sarà così? Chi lo sa? Ai posteri, lardo sentenza. Iscrivetevi, se vi va, commentate. Ciao a tutti.